Intervistata dal settimanale Chi, torna a parlare Adriana Volpe. La conduttrice è attualmente un volto di Mezzogiorno in Famiglia, dopo aver lasciato I Fatti Vostri per la ormai celebre lite con Giancarlo Magalli. Scopriamo però che, in realtà, la Volpe avrebbe potuto far parte di ben altro cast, addirittura sulla concorrenza. Le è stato infatti chiesto di partecipare al Grande Fratello VIP, ma la bionda conduttrice ha declinato l'offerta, seppure un po' a malincuore. Ecco i motivi. La Volpe spiega di aver fatto diverse audizioni per il reality di Canale 5, che le avrebbe senza dubbio regalato un'enorme visibilità. Tra le ragioni che l'hanno portata al rifiuto, la figlia Gisele, avida dal marito Roberto Parli. La conduttrice sembra però sperare in una seconda possibilità. Ho fatto parecchi incontri con gli autori, ero tentata, credevo che questa sarebbe stata un'edizione fortissima e così è stato. È un programma che apre tanti dibattiti, vedi il martedì mattina la gente che discute di quello che è capitato il lunedì sera. Non ci sono andata perché non era il momento giusto per due motivi. Uno è che, dopo aver lavorato in Rai 20 anni, lasciarla con un sorriso velato da questioni legali, ecco, non avrei vissuto bene nella casa. L'altro riguarda mia figlia, che ha 6 anni, volevo esserci al suo primo giorno di scuola. Allora, valutando, ho ringraziato, sperando anche di avere lasciato una porticina aperta. Anche perché credo sia un'esperienza unica, persino detox. Non esiste un posto dove puoi lavorare su te stessa, hai tempo per te, senza telefono, senza internet. La Volpe è inoltre tornata sullo scontro con Giancarlo Magalli, una lite scoppiata in trasmissione e proseguita con battibecchi pesanti sui social, fino ad arrivare alle misure legali. Intanto mi offende molto il suo ingiustificato e ingiustificabile livore, poi dire che non ho depositato querela significa ancora una volta voler sminuire la mia persona. Il fatto è che la giustizia ha i suoi tempi e non sono quelli della TV. Quello che si è visto in onda è stato uno screzio, tutto sommato, da poco. Io ho osato ricordare la sua età, 70 anni, lui mi ha dato della strega. E sui social che, rispondendo a un giornalista che gli diceva che una donna non va trattata così e che le donne si sarebbero potute risentire, ha risposto: le donne si sentirebbero più offese se sapessero come fa a lavorare da 20 anni. Questa frase non la posso perdonare, è una fortissima allusione che infanga la mia carriera. Oggi, ai fatti vostri, il posto della Volpe è stato preso da Laura Forgia. Già a inizio stagione, Adriana non aveva mancato di lanciare qualche frecciatina alla nuova coppia di conduttori. Ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo. Laura Forgia non avrà rubriche ed interverrà quando deciderà Magalli. Chi se ne frega?